Buonasera dal Millennium, terza giornata Summer Cup, si affrontano Dinamo Ciaccani e Colcione Rosso. Milo che non controlla, Squadrilli è bravo a uscire dalla difesa, poi Marcello Enrico che calcia con il destro il pallone che termina sul fondo, sembrava in controllo De Stefano. Landolfo in mezzo con le mani, Iorio che allontana, tra i piedi però di Enrico che calcia e De Stefano la vede all'ultimo ma riesce comunque a metterla in calcio d'angolo. Calcio in mezzo lo batte Rinaldi, gliela tocca Enrico, va in porta Rinaldi e De Stefano la mette in calcio rovina di questa azione di ripartenza. Poi Milo in mezzo al campo recupera bene, Santullo che allarga per Terzigni, calcia lui, è straordinaria la parata di Freda a toglierla dall'angolino. Termina la prima frazione di gioco tra Colchoneros e Dinamo Ciaccani, partita bloccata sullo 0-0. Si allarga, mette il cross, a rimorchio c'è Fontanarosa che controlla, ancora Fontanarosa in aria, Rinaldi anticipato, poi Enrico! Clamorosa traversa colpita da Marcello Enrico, con un vicino per Fontanarosa, una finta, ancora Fontanarosa sul lato corto dell'area di rigore, mette in mezzo il pallone, arriva sul secondo palo dove c'è Rinaldi, che da lì non sbaglia mai, Dinamo Ciaccani che passa in vantaggio con il solito Rinaldi, 1-0. Calcio punizione di cui si occupa sempre Rinaldi, va ancora sopra la barriera e trova un incrocio dei pali incredibile Rinaldi, era stato immobile De Stefano, Rinaldi poi prova l'appoggio, Iorio allontana, tra i piedi di Santullo, attenzione Santullo che trova Terzigni in aria di rigore, il tiro straordinario Freda che mette la punta e... Poi Iorio che recupera, il pallone arriva a Santullo, la rovesciata di Santullo! Pallone che termina sul fondo, ha sfiorato l'Eurogol Aldo Santullo. Rinaldi con il tacco per Di Matteo, prova a liberarsi lui. La finta, poi Rinaldi ancora in area di rigore, Sellini che prova a piazzarla sotto porta dove Di Matteo si divora un gol già fatto, mettendo sul fondo. Con le mani palmiro, ha anticipato Santullo. Rinaldi che salta netto Iorio, Rinaldi punta alla porta, attenzione Rinaldi che la piazza e fa 2-0 in contropiede. Fanno in avanti Enrico che prova a liberarsi, Sellini che la fa proseguire per Fontanarosa, ottimo lo spunto di Fontanarosa che poi calcia e trova il 3-0, ottimo il suo inserimento e il colpo piazzato sul secondo palo a chiudere il match. Terzigni per Santullo, pallone all'indietro per Fabio Esposito, quindi Iorio al lancio. Ma termina il match, Dinamo Ciaccani che vince 3-0 contro il Colchoneros. Buonasera dal Millennium, si è appena conclusa la partita tra Dinamo Ciaccani e Colchoneros, valida per la terza giornata Summer Cup, siamo con Rinaldi. Rinaldi, una partita bloccata nel primo tempo, con appunto la prima frazione si è chiusa 0-0, poi nel secondo tempo siete riusciti a trovare le vostre giocate solite, avete chiuso 3-0. Sì, è stata una partita difficile nel primo tempo, molto sofferta. Siamo stati fortunati sotto un certo punto di vista perché hanno giocato tutta la ripresa con un uomo in meno e quindi siamo stati sicuramente avvantaggiati anche sull'aspetto fisico e siamo riusciti a fare un paio di gol in contropiede che ci hanno permesso di vincere. Oltre al solito ottimo reparto offensivo di cui tu sei grande esponente che è una doppietta, oggi abbiamo visto un'ottima difesa ancora una volta con Orfano e Freda, veramente spettacolare in più occasioni. Sì, sicuramente sono, diciamo, il punto più forte della nostra squadra, la difesa. E noi davanti comunque a lungo andare qualche gol lo facciamo. Ottimo anche l'innesto di Fontanarosa oggi, che devo dire la verità ci ha sorpreso tutti. Ringraziamo Rinaldi, facciamo i complimenti alla partita, dal Millennium è tutto.